I dati rispetto al numero dei commercianti sono sicuramente in calo, però abbiamo visto anche altri dati molto importanti sul turismo, sui numeri sul turismo e sui numeri sull'occupazione in provincia di Siena. Qui c'è un mondo che sta cambiando in maniera totale. Sappiamo bene che l'e-commerce è un'insidia, è una risorsa ma anche un'insidia per quanto riguarda il commercio, quello face to face per così dire, per cui è ovvio che ci vuole una risposta anche a carattere nazionale, non soltanto locale. Certo, quello che ho detto anche nell'introduzione, il rapporto soggettivo diretto fra il commerciante e la persona è un rapporto che non può essere misconosciuto. Questo è il vero valore che può dare il rapporto diretto. Purtroppo poi il mondo cambia e si evolve in maniera automatica. C'è anche da dire che la quantità di medie e grandi superfici che ci sono non facilita il singolo imprenditore, il singolo commerciante, anche questo è un altro dato, però sono dati evolutivi che non riguardano soltanto il nostro comune o la provincia di Siena, sono dati che riguardano su scala nazionale anche un mondo diverso di intendere il lavoro, il commercio e anche le modalità con cui si acquista. Per tornare ad avere anche un imprenditoria di carattere commerciale individuale o comunque la piccola imprenditoria che tanto bene ha fatto, bisogna che la qualità del servizio che viene resa sia superiore a quella che un computer può dare, questo è l'unico dato. Gli altri dati, e devo ringraziare qui la mia giunta e segnatamente l'assessore Tirelli sul turismo, mi sembrano dati significativi, si parla fra il 6 e il 7%, un aumento per quanto riguarda le presenze nel nostro territorio, quindi questo è un dato assolutamente importante. C'è da elevare la qualità media, c'è da elevare la qualità del turismo, dare un'offerta sia culturale sia anche commerciale diversa e adeguata per dimostrare quello che abbiamo sempre avuto, un'eccellenza culturale, un'eccellenza economica, un'eccellenza agroalimentare che sono prime in Italia e nel mondo. Ieri abbiamo avuto un incontro anche per un master per i dirigenti culturali, anche questo è un altro dato, noi dobbiamo formare personale che svolga attività in settori diversi, l'agroalimentare, il culturale, il turistico, proprio perché dobbiamo dare un'offerta sempre all'altezza delle grandi bellezze che noi abbiamo. È certo che anche il mondo bancario sta cambiando, io non lo criminalizzo, anzi ci ha dato tanta ricchezza, però l'evoluzione che sta subendo implica minori numeri all'interno della banca e questo vuol dire che la nostra popolazione nella sua intelligenza, nella sua capacità di eccellere ha capito e deve capire che dobbiamo collocarci in altri settori altrettanto belli, altrettanto affascinanti, quali la cultura, il commercio, il turismo, l'agroalimentare. Ovviamente i problemi sono tanti, sono persistenti da molti anni, quindi stanno sfiancando e stanno creando un'emorragia importante per quel che riguarda le chiusure o anche semplicemente tolgano entusiasmo e motivazione per eventuali nuove aperture. Questa è un'emorragia, dobbiamo cercare in tutti i modi di fermarla perché non dobbiamo pensare alle attività commerciali solo come singole attività commerciali, dobbiamo pensare a un reparto che è importantissimo in fatto di numeri, di qualità in tutta la nazione, per cui si sta parlando comunque sia di occupazione, si sta parlando di dignità lavorativa, magari non fa caso vedere alla spicciolata i vari negozi che chiudono, ma quando hanno chiuso 1000 negozi hai mandato a casa 3.000-3.500 persone senza uno stipendio e senza una certezza per il futuro, quindi questo è sicuramente una cosa importante. Oltre a questo non dobbiamo dimenticare quanto le attività commerciali con le loro luci, le loro vetrine aperte, la qualità della vita, la socializzazione, il poter passeggiare nei nostri centri storici, che sono tutti molto belli, tutti molto particolari e che vanno vissuti nella giusta maniera, e la giusta maniera è anche avere a disposizione tante attività merceologiche aperte, creano anche appunto sicurezza
sicurezza e percezione di ottima vivibilità nelle varie città o borghi appunto storici. Questo va combattuto, va fatto una battaglia importante, e tutto quello che è legato all'online, quello che è legato a tutto un ragionamento di commercio telematico e quant'altro che sta andando a velocità vertiginosa va un attimino, non dico contrastato, perché non puoi contrastare il futuro che avanza, devi semplicemente metterti allo stesso livello, mantenendo le peculiarità e l'eccellenza e la personalizzazione dei nostri territori, delle nostre città, perché Siena, parliamo di Siena in questo caso, ma è un esempio che può essere comunque ripetuto in tutta Italia, perché l'Italia è fatta dai mille comuni, è fatta da regioni tutte molto belle, ognuno ha le sue caratteristiche, però Siena ha il Chianti, la Val d'Orcia, la Val di Merze, borghi medievali, strutture bellissime, una campagna bellissima, il turismo anche termale. Noi dobbiamo riuscire a mantenere senza snaturare la nostra caratteristica, però bisogna riuscire a rimanere al passo con i tempi, per cui la giornata di oggi è fatta per questo, far capire quali sono state e quali sono attualmente e quali saranno le problematiche, e riuscire in qualche modo a parare e a reggere il colpo, creando capacità di poter stare su questo nuovo mercato. Siena ha dalla sua parte comunque sia una presenza importante di svariati milioni di visitatori, per cui in certi momenti dell'anno, che sono abbastanza prolungati, riesce ad offrire ad una buona bacino d'utenza la loro offerta, però anche lì basta una stagione con un po' di turismo in meno o un turismo meno spendereccio, meno diciamo con capacità di spesa, che magari una stagione si salta, e una stagione che salta all'interno di un'attività commerciale poi ci vuole più di un anno e mezzo, due, sperando il lavoro vada bene, per recuperare o per rimettersi in pari. Quindi insomma, anche queste sono cose che è molto semplice a volte dire: sì, quest'anno l'estate non è stata un granché, abbiamo lavorato meno per due mesi. Lavorare meno per due mesi e incassare il 20, il 30, il 50% in meno è una cosa che per un'attività commerciale non incide solo per quei due mesi, ma incide per i successivi mesi e anni. Quindi insomma, ecco, anche questa è una cosa che le varie amministrazioni, in collaborazione con il privato, bisogna lavorare insieme, la regione stessa, per cercare di creare indotti sempre più destagionalizzati e creare anche possibilità di turismo non solo del chi, e ci vuole anche quello, giustamente, arriva la mattina alle 10, va via il pomeriggio alle 15 o alle 17, ma creare alternative e possibilità di rimanere in questo nostro territorio per almeno 2-3 notti, e chiaramente più gente rimane a dormire, più gente rimane anche a giro per la città e per i paesi, e fa eventualmente acquisti. Molto sinteticamente, noi siamo di fronte ad un scenario che è molto complesso e ricco di insidie. Il commercio in particolare è stato attraversato da una trasformazione radicale negli ultimi 10 anni, la compressione dei consumi, della domanda interna, l'avvento della grande distribuzione organizzata, l'avvento del commercio online. Ecco, questo ha compresso molto l'attività del tipico esercizio del commercio di vicinato come lo conosciamo da anni. Devo dire però che su Siena, rispetto ai numeri nazionali, vi sono dei dati negativi, sì, meno 50 esercizi negli ultimi 4 anni, ma sono meno negativi rispetto al dato nazionale. Io vorrei ricordare che negli ultimi 10 anni a livello nazionale sono stati chiusi oltre 200.000 negozi, quindi il dato di Siena merita tutte le attenzioni del caso, ma evidentemente meno negativo del dato nazionale. Devo anche ricordare che sul turismo invece ci sono dei numeri straordinariamente positivi. Oggi il turismo vale 37 miliardi di spesa annuale degli stranieri in Italia, quindi è ricchezza diffusa, una ricchezza che si spalma sul territorio, e in terra di Siena, in provincia, in città di Siena, il turismo è cresciuto in maniera esponenziale, si è superata la soglia dei 5 milioni e 300 mila pernottamenti, 2 milioni di arrivi. Il turista evidentemente può
beneficiare di un paesaggio straordinario, arte, cultura, di un luogo da favola, ecco, però è anche, come dire, può essere attratto da quella che è la rete importante del nostro centro commerciale naturale. Quindi evidentemente ogni turista in più che viene a Siena, che viene in provincia, è un contributo aggiuntivo per i nostri esercizi commerciali. Io credo che sulla filiera turismo, arte, cultura, commercio, ecco, si possa investire per rilanciare anche il commercio di vicinato che, vorrei ricordare, nonostante gli esercizi chiusi, è sempre un presidio di legalità, di socialità, di animazione di un centro storico. Ecco, quindi su questa filiera, su queste grandi eccellenze del turismo, sulle grandi eccellenze DOP, IGP del territorio, ecco, si può puntare per richiamare turisti, per rivitalizzare la nostra rete di grandi esercizi, come di grandi, piccoli però, esercizi commerciali. Sì, una collaborazione con i più piccoli, che poi saranno i cittadini del futuro. È un progetto a cui Siena Ambiente tiene molto, realizzato in collaborazione con Lega Ambiente Siena, quindi un progetto calibrato per i ragazzi delle scuole medie e scuole elementari. Si compone di una visita all'impianto, ma prima di questa visita c'è una parte frontale, una lezione frontale in aula. Quando i ragazzi poi arriveranno in impianto troveranno per il terzo anno consecutivo un'esperienza positiva realizzata insieme a Straligut Teatro, quella delle visite teatralizzate. Sostanzialmente abbiamo deciso di rendere più leggero e più appassionante, soprattutto con un linguaggio più chiaro e più semplice, la visita adatta ai bambini più piccini. Quelle adesioni sono state tantissime, sono state numerose, quindi addirittura 50 classi suddivise tra scuole primarie e scuole quindi secondarie di primo grado, per un totale di 1000 ragazzi, quindi abbiamo coperto un po' tutto quanto il territorio, quindi, per cui diciamo la provincia di Siena, portiamo nella provincia di Siena quindi la parola della sostenibilità, quindi, no? Quindi in perfetta sintonia con quanto viene fatto da Siena Ambiente e anche con quella che è l'idea quindi di Lega Ambiente, quindi l'associazione di cui faccio parte, quindi di uno sviluppo quindi sostenibile, di uno sviluppo rispettoso dell'ambiente. Anche in questo progetto infatti avviciniamo i ragazzi al concetto della sostenibilità, di come quindi il nostro comportamento, il nostro stile di vita può portare praticamente a pesare in maniera maggiore o minore quindi sulla nostra terra. Sono due percorsi quindi quelli che proponiamo, chiaramente con difficoltà diverse a seconda che ci rivolgiamo a bambini piccolini, perché vanno dalla prima elementare quindi alla quinta, oppure con i ragazzi delle medie. Quindi, e in questi percorsi quindi parliamo di come attraverso il riciclo quindi possiamo in un certo qual modo imitare la natura, quindi impedire che i rifiuti ci coprano la nostra meravigliosa terra, ma quindi attraverso il riciclo quello che noi consideriamo un rifiuto diventa quindi una risorsa e quindi qualcosa che può essere recuperato e può essere ritrasformato in un oggetto utile per la vita di tutti i giorni. Nell'altro progetto invece parliamo della nostra impronta, quindi perché noi, quindi tutte le nostre azioni, il nostro modo di comportarci, il nostro modo di fare gli acquisti, i nostri rifiuti stessi, quindi lasciano un'impronta sulla nostra terra, e come questa impronta può essere più pesante oppure può essere più leggera in base chiaramente a come ci comportiamo, e quindi cerchiamo di stimolare in loro dei comportamenti quindi estremamente positivi, in modo da sensibilizzarli, anche se devo dire i ragazzi non ne hanno assolutamente bisogno, perché hanno un interesse, una curiosità e un amore nei confronti dell'ambiente che è veramente incredibile. Quindi io tutte le volte mi stupisco, quindi devo dire che sono a volte più loro che insegnano a me di io quello che io insegno a loro. 3 anni fa Siena Ambiente ci ha lanciato una sfida: rendere le visite guidate agli impianti della gestione e smaltimento rifiuti un'esperienza non solo educativa per i bambini, ma anche emotiva. Straligut Teatro ha accolto questa sfida e quindi noi aspettiamo anche per quest'anno tantissime scuole del territorio che seguiranno una visita non solo didattica educativa
formativa per conoscere gli impianti di Siena Ambiente, ma incontreranno i nostri attori che rappresentano tutta una serie di personaggi che riescono così a trasmettere i concetti anche più complessi ai bambini di tutte le età che qui arrivano, quindi vi aspettiamo. Si può dire che rispetto a altre zone siamo stati colpiti meno, quindi tutto è un merito dell'amministrazione, però devo ringraziare tutti i nostri dipendenti, i nostri dirigenti, segnatamente l'ingegner Ceccotti, Tizzani e tutti gli operai che hanno lavorato tutto il giorno e anche fuori dall'orario di lavoro per rendere la città percorribile e agibile in maniera adeguata. I nostri dipendenti comunali sono una risorsa assolutamente. Alle volte si dice che i dipendenti comunali si criticano, non è vero, noi abbiamo trovato una squadra davvero zelante e soprattutto, se mi passate un termine, quella che una volta si diceva gli aziendalisti, ecco, noi abbiamo dei dipendenti veramente che per il comune e per i propri concittadini danno tanto anche più di quello che ricevono. Una tecnologia innovativa a ultrasuoni per allontanare gli ungulati dalle coltivazioni senza arrecare danni agli animali è al centro del progetto pilota UltraRep, Ultrasound Animal Repeller, finanziato dal programma di sviluppo rurale e presentato a Firenze dall'agenzia formativa di Confagricoltura. La Toscana è la seconda regione d'Europa per densità di cinghiali, daini e caprioli. I capi stimati sono 400.000. Per difendere le coltivazioni, la Regione ha previsto forme di abbattimento ulteriori rispetto a quelle tradizionali, ma è alla ricerca di soluzioni alternative, anche tecnologiche, come gli ultrasuoni. Quindi provare, diciamo, a porre rimedio a questa che è una piaga per l'agricoltura in generale, ma a noi ci interessa l'agricoltura della Toscana, per come riuscire ad arrestare i danni e permettere alle aziende di poter essere più competitive e poter avere, diciamo, una maggior rispondenza con quelle che sono le attese dei mercati. Gli ultrasuoni sono usati ultimamente nella distruzione di ungulati perché rappresentano un'innovazione che permette agli agricoltori di poter proteggere le loro attività agricole senza l'utilizzo di barriere fisiche che creano problemi ambientali e problemi agli animali. Quindi con una tecnologia innovativa che si basa sugli ultrasuoni riusciamo a tenerli lontani cercando di utilizzare ultrasuoni che non incidono su altre specie animali. La tecnologia ultrasuoni può essere usata anche per animali predatori e la Regione Toscana si è resa disponibile a monitorare anche questa possibilità.